Teoria trasformata in pratica e saperi tecnici che si sono dati appuntamento con la natura. All'Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Campobasso si è svolta la festa di primavera. Un evento che da 6 anni ormai raccoglie nel giardino della scuola gli studenti e le loro famiglie per un momento fatto di sapori tipici e di cultura. Veri e propri laboratori a cielo aperto sono stati allestiti per mostrare a chi ha preso parte all'evento i processi di produzione del formaggio, la lavorazione del vino e la coltivazione delle piante nella serra della scuola. Ormai è un appuntamento fisso, noi abbiamo 2 grandi eventi in questa scuola che è appunto la festa di primavera e Food and Fashion, proprio per far conoscere le attività della scuola, e i ragazzi sono al centro della festa, diciamo più che festa, proprio di questa giornata didattica sul territorio, io dico sulla terra, perché ci sono sia gli alunni che gli ex alunni che presentano i propri prodotti e le proprie attività, quindi sono loro al centro di tutto e presentano quello che hanno imparato in questa scuola. Questi punti di forza della scuola, tra l'altro, sono i punti di forza della nostra regione, della nostra realtà, quindi noi insegniamo quello che praticamente ci dà questa realtà e quelle che sono le nostre caratteristiche. All'evento sono intervenuti il presidente della regione Donato Toma e il direttore di Coldiretti Molise, ribadendo quanto sia importante il rilancio e il potenziamento del settore in una terra come il Molise a forte vocazione agricola. Questa scuola forma gli imprenditori agricoli e li forma in una maniera eccellente, è una delle nostre eccellenze territoriali, tant'è che hanno anche istituito da poco una bottega, una sorta di impresa in ambiente protetto, in maniera tale che gli studenti possono anche sperimentare quella che è la commercializzazione del prodotto. Anche in agricoltura bisogna essere imprenditori, quindi saper gestire il rischio, saper approcciarsi al mercato, saper riconoscere le esigenze del mercato e sapere guardare anche alla concorrenza. Ecco, questa è una mentalità che va creata in primis a scuola, quindi i ragazzi vanno formati, e poi ci sarà un ulteriore prosieguo nel mondo del lavoro. Complimenti a questo istituto, io dico complimenti al Molise perché è avanti, Coldiretti sicuramente è accanto, è vicino a queste iniziative. L'agricoltura effettivamente è lavoro, è fatica, ma evidentemente si trovano anche soddisfazioni antiche, ma che nel moderno trovano una realizzazione più compiuta. Entusiasmo, impegno e divertimento da parte degli studenti dell'istituto, che in questo modo hanno fatto conoscere i prodotti dell'azienda agricola della loro stessa scuola. Noi partiamo principalmente da quello che produciamo ogni giorno, quindi lavoriamo sul territorio qui stesso, nell'azienda, e oggi insomma riusciamo a vendere i nostri prodotti, quindi dalle piante che qui possiamo vedere, come anche altri prodotti. In questi 5 anni abbiamo imparato tanto, sia insieme ai professori che anche con la pratica, e sinceramente in questi 5 anni abbiamo raggruppato un sacco di cose che serviranno adesso che usciremo dalla scuola.